penso che chi ha un complesso di inferiorità usi l'unica maniera che conosce per sentirsi padrone. Mi vergogno dei violentatori. Penso che i violentatori non sappiano amare. Non amare la violentata, ma amare tout court. Penso che i violentatori non sappiano cosa sia la sessualità. Rabbia, repulsione, odio! Li considero degli esseri piuttosto patetici e animaleschi. La sessualità maschile è anche violenza, di certo lo è metaforicamente. Per costituzione psicofisica l'uomo penetra, infila, entra nelle carni e questo gesto implica la violenza. Per quanto possa essere dolce, un amplesso maschile alla fine diventa violento in sé. Sì, credo di sì. Non fosse altro che per ragioni ormonali. Si sa che il testosterone può indurre aggressività e di pura forza fisica. Inoltre va detto che la cultura millenaria dell'uomo prevede da sempre una sorta di sottomissione da parte della donna, il che spiega la difficoltà di noi uomini ad accettare il ribaltamento dei ruoli. Mi ricordo che rimasi impressionato dalla notizia di quella ragazza che viveva nella riunione e fu violentata e uccisa da un branco. Forse anch'io sono un violentatore, ma non ho mai capito come un uomo sta di fronte a una donna spaventata, atterrita, magari piangente, che sta supplicando per la propria salvaguardia, sicuramente dall'aspetto sconvolto, con gli abiti sgualciti. Non ho mai capito come possa un uomo avere un'erezione.